Tenente Sframeli, perché è importante parlare di 'ndrangheta nelle scuole? Perché l'andrangheta, che sino adesso non è stata studiata come si deve e analizzata per come si deve essere portata ai ragazzi e spiegata ai ragazzi in maniera tale che non si facciano più questi sbagli. Perché l'andrangheta è una cosa terribile, un male che dobbiamo estirpare dalla società e soprattutto dalle coscienze. L'alternativa, al di là della repressione, c'è la prevenzione. La prevenzione si fa con la cultura. Ecco perché siamo qui, per dare ai ragazzi tutto quello, la nostra esperienza, la mia esperienza, ma la nostra esperienza, che è quella che ho, come dire, mi sono formato nell'arma dei carabinieri, e quindi trasmetterla ai ragazzi. Possiamo dire che quindi educazione è legalità? Certamente, l'educazione serve a proiettarsi nel mondo, a proiettarsi nella vita, perché questi ragazzi, che sono il presente, ma saranno il futuro, quindi saranno la nuova società. A questo proposito vorrei dire una cosa che mi sovviene. È vero che non ci sono più sequestri di persona, è vero che in questo momento storico non ci sono più quegli aberranti reati di omicidio, di sequestri di persona e quant'altro. Adesso l'andrangheta fa altro, magari nella società civile non si percepisce, l'uomo qualunque non la percepisce, però è pur vero che questa situazione l'abbiamo ereditata. Oggi ci sono le catastrofi ereditate, ci sono le rovine ereditate, quindi sta a questi ragazzi, più che a noi, che noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto ma non abbiamo vinto, edificare lo faranno questi ragazzi, che sono le nuove generazioni. Saranno i calabresi a salvare la Calabria? Devono essere i calabresi. La rivolta spirituale e culturale deve partire dalla Calabria, non può venire da Roma. È nella coscienza di ogni calabrese ribellarsi. La ribellione, ovviamente, per la giustizia e nella legalità, sta nella cultura e per amore dell'arte e per amore della giustizia e amore per la verità, deve partire dai calabresi. Io vedo già squilli di rivolta nei paesi di mafia, ed è giusto che sia così, non altrimenti noi abbiamo perso. È un'occasione per riflettere sul nostro passato, per capire l'evoluzione, le forme di contrasto ai fenomeni criminali, e soprattutto è un'occasione per far capire alle giovani generazioni che quello che diceva Alvaro, cioè la disperazione più grande di cui si possa impadronire la società, sia il pensiero che vivere onestamente sia inutile. Ecco, noi la presenza di una figura così insigne ci sta a dimostrare che in realtà dobbiamo dare una testimonianza giorno per giorno, facendo il nostro dovere. E questo, ripeto, soprattutto in un'epoca come la nostra, in cui mancano i punti di riferimento. Ovviamente è un'occasione per poter capire da vicino, cioè anche le pubblicazioni più recenti sono finalizzate a far conoscere, cioè a svolgere un'attività divulgativa veramente meritevole, perché il tenente Sframeli unisce la sua attività di giornalista, di saggista, anche quella di docente, perché è stato anche, siamo in un contesto scolastico, di docente nell'ambito della scuola allievi carabinieri, e quindi è un punto di riferimento per le nostre giovani generazioni. Speriamo di avere l'occasione in futuro di ripetere queste esperienze così importanti dal punto di vista formativo.